20 giri, 5.000 metri, subito Maina davanti, poi Agnese e Giulia Marelli con una tara delle protagoniste, poi sono due in quarta posizione, poi Cora Gattieri, sono lì, sono tutte lì le favorite. Suona la campana con Maina Lora davanti al passaggio, tutti di meno 18. Punti di meno 18 con Maina che ha dato un bello strattone. 120-294, no detto, Maina Lora che sarà basso. Due delle atlete maggiormente in evidenza nella panorama nazionale e non solo della categoria. Due punti per Raga, uno per Passero, e adesso vediamo che se continuano, sono due atlete di valore, 294-220, intanto si scambiano giustamente tirando un giro a testa. In terza curva ci sono due ragazze della polisportiva di Bellusco. Vediamo se sali in fuga, vediamo un po' cosa succederà. La intenderanno fare, adesso Maina allunga, Maina Raga, punti di meno 16, 120-294. Adesso è rimasta da sola Maina, quindi adesso dite, sarà falsa. Adesso il gruppo, vediamo come decide di reagire. C'è Agnese Dominoni davanti, poi c'è Giulia Marelli e rimane davanti Maina, poi andrà ancora un paio di punti. 123 quindi punti per Agnese Dominoni, 3 punti per Agnese Dominoni. Vediamo, forse Maina, vai salite, andare a prendere un punto ancora, ma siamo, c'è Giulia Marelli che si lancia adesso inseguimento, uno sprint furioso da parte della figlia d'arte che le porta sul punto, 120-152. Qui siamo al passaggio, almeno 13 con 9 punti, che ancora adesso è ancora fuori, è ancora in fuga, questa volta ha cambiato compagna, c'è Giulia Marelli, un'altra protagonista delle gare di quest'anno, 120-152, e adesso sale 11 punti, una raga che è, tra l'altro ha vinto anche il campionato italiano di mezza maratona. Pista, e adesso altre due ci lanciano, Matteo dell'Entra 60 e Chiara Castaldini ci lanciano l'inseguimento delle due posizioni che sono già sul traguardo, che le porterà ai punti di meno 12. 120-152 rimane il copione, poi ci sono le due inseguitrici che adesso recuperano Sara Ferri e dai, dai salire! Provano ad andare avanti in quarto, quando il passaggio sprint per i punti meno 11. E Sara Ferri esce molto bene all'esterno, 120-246, sono altri due punti per uno per Sara Ferri. Tutto il resto del gruppo si è un po' perso per i boschi, c'è il primo quartetto, poi c'è il gruppone, partita Chiara Castaldini, intanto bella l'azione della tenda del Piacenza Oreo Team, prova a prendersi i punti di meno 10, 157-120, due punti Castaldini, due punti per Castaldini, uno per Maina, guarda con il resto del gruppo, adesso con in testa di anni c'è problema, non sembrano avere le energie e le volontà, intanto è partita Agnese Dominoni che invece questa volontà ce l'ha. Sono rimaste con un leggero vantaggio Castaldini e Raga, 157-120, due punti per Castaldini, un altro per Maina Raga che è salita, ma poi prendo il conto,
ormai praticamente irraggiungibile, ma in Navaga e Teodoro Salvini in fuga, quasi passando, manteranno 8 giri, poi Sara Ferri e Giulia Marelli nel secondo gruppo, punti di Meotta, 120-157. Arriva 5 punti, quindi seconda posizione per Bisogna, Chiara Castellini, ovviamente in prima posizione con un buon vantaggio, ma in Navaga al prossimo passaggio saranno in pari, altri 7-5 delle due fuggitive, punti di meno 7, 157-120. Con adesso ancora Agnese Comioni, poi c'è Giulia Marelli che è stata già subito dal gruppo, prova di seguire, sono adesso solo due ragazze in fuga, sono Chiara Castellini e Maina Raga che vanno a prendersi i punti di meno 6, 157-120. Prima e seconda anche in classifica provvisoria, adesso Chiara Castellini che è salita a 9 punti, adesso allunga a Maina Raga che chiaramente ha esperienza differente a livello nazionale e internazionale, ma siamo ai punti. Dai, 120-157. Vediamo se sì, rimangono insieme, adesso prova Gualtieri, prova un'azione cercando di andare a recuperare due fuggitive che hanno comunque più di una rettilinea di vai ragazze, vai Sara! Meno 4, 120-157. Quindi adesso vediamo come si svilupperanno gli ultimi giri, soprattutto per quanto riguarda rientrata con la Gualtieri, poi c'è Agnese Dominoni, poi c'è Cecchinè, poi dai, due, poi Marelli, nelle prime posizioni del gruppo, ma non c'è volontà. Ecco, vai, vai, seguite anche tu! Dai Ceci, vai anche tu, eh! Bravo Ceci, dai Sara! Dei punti di meno 3, 157-120. Maina Raga è stata in fuga, quindi verso compagne, fin praticamente dal primo giro. È stata brava Chiara Castellini ad infilarsi al momento giusto in modo da farsi portare dalla Vai 2 157-120 al passaggio Campana, ultimo traguardo da due punti, più di mezza pista di vantaggio con invece Sara Ferri che adesso è in testa al secondo gruppo, ma questo invece è il terzo gruppo, quello che abbiamo denominato il gruppo Zanetti, con le due positive, 157-120 e adesso parte Maina, è contentissima, più che soddisfatta di Raga Salvini al secondo posto, Maina Raga e siamo al l'ultimo rettilineo di uno dei minoritari che persi dalla partita del Cagliari. Allora ci vuole un grande applauso anche per Chiara Castellini, seconda con il conto di punti, lavorata con Zanicue e Cicchinè per il terzo posto, ma vince l'altra 5.000 metri a punti allievo.